È una trattativa che va avanti da parecchio tempo, ma adesso, grazie anche alle parole del presidente del Racing, possiamo praticamente ufficializzarlo, anche se l'ufficialità vera e propria credo che arriverà a fine stagione, ragazzi miei. Lautaro Martinez, giocatore argentino del Racing, ventenne, veramente molto promettente, è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter. Ciao ragazzi, bella a tutti ragazzi. Siamo tornati con questo nuovo video perché appunto ragazzi, spulciando questa mattina su OneFootball, la mia applicazione preferita e di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi, che ovviamente vi invito ad andare a scaricare tramite link in descrizione, ho appunto letto questa bella notizia per i tifosi dell'Inter. Lautaro Martinez, Inter è fatta, 25 milioni e clausola rescissoria da campione. Ma andiamo per gradi. Lautaro Martinez è una punta classe 1997. Se non sbaglio, è nato il 22 agosto, qualche giorno prima di me. Ovviamente io non sono nato nel 1997. È una punta proveniente dalle giovanili del Racing che quest'anno sta incantando i tifosi appunto del Racing. Per quale motivo? Ragazzi, in 14 presenze ha già totalizzato in prima division ben 10 reti e 4 assist, ma non solo, perché in Coppa Libertadores ha una presenza e ben 3 reti. Un giocatore sul quale già nella scorsa finestra di mercato, se non ricordo male, vado a memoria, ragazzi miei, già l'Atletico Madrid ci aveva messo gli occhi sopra, tant'è che aveva offerto al presidente del Racing ben 12 milioni di euro, rispediti però al mittente, perché ovviamente il presidente sapeva del valore del giocatore e non voleva accettare un'offerta così bassa, fino a che è arrivata l'Inter e ha fatto un'offerta che appunto il presidente ha ritenuto congrua, tant'è che proprio grazie alle sue parole si evince che Lautaro Martinez dalla prossima stagione diventerà un nuovo giocatore dell'Inter, a fare da 30 milioni di dollari, 25 milioni di euro ovviamente, e poi vi leggo proprio le parole del presidente del Racing, è tutto fatto, ha firmato un pre-contratto e sarà a Milano nella prossima stagione, ha scelto l'Inter per interesse sportivo, i dirigenti nerazzurri ci hanno assicurato che il club costruirà la squadra intorno a lui. Ma adesso viene in mente una domanda alquanto spontanea. Ragazzi, Lautaro Martinez è una prima punta, ma l'Inter ha già un certo Maurizio Icardi e qui si sono già scatenate delle voci di mercato e degli intrecci che potrebbero portare Maurizio Icardi, magari, non so fino a che punto, magari per i tifosi dell'Inter, in un altro club. Ebbene, ragazzi, sappiamo tutti che Maurizio Icardi è un giocatore molto ambito e che interessa a tantissimi club europei ed extraeuropei particolarmente importanti. Mi viene in mente un certo Real Madrid. E quindi molti hanno detto: non è che l'Inter si sta assicurando Lautaro Martinez perché poi Maurizio Icardi all'inizio della prossima finestra di mercato magari partirà a destinazione ancora da definire? Sicuramente potrebbe essere un'alternativa, ma c'è anche l'alternativa che vedrebbe l'Inter addirittura modificare il proprio assetto tattico per far spazio proprio a Lautaro Martinez. Si parla di un attacco a due punte. Una cosa è certa, che un giocatore del genere, ragazzi miei, io non credo che arriverà all'Inter e farà la panchina. Magari all'inizio sì, perché è giusto che lo sia. Però credo che non ci metterà molto a guadagnarsi il posto da titolare e appunto a giocare regolarmente. Detto questo, ragazzi, io non so fino a che punto l'Inter possa essere disposta a cedere Maurizio Icardi. Ma un'altra cosa è certa, che Lautaro Martinez avrà una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, cioè un giocatore che appena ti arriva e già lo blindi con una clausola del genere. Che cosa significa? Che ovviamente l'Inter crede fortemente nel giocatore e crede che potrebbe diventare un top player. Vi faccio notare la clausola di 111 milioni di euro, 1 milione in più di Maurizio Icardi. Che cosa vorrà dire? Boh, tutto e niente, non si sa. Quindi, a meno di clamorosi ribaltoni di calciomercato, che per carità potrebbero sempre avvenire, Lautaro Martinez dalla prossima stagione sarà appunto un giocatore dell'Inter. Secondo voi 25 milioni per un giocatore del genere sono tanti o pochi? Ovviamente dovete conoscere il giocatore. Io prima di fare questo video non è che seguo il campionato argentino a livelli esagerati, ne avevo sentito parlare ma non lo avevo visto giocare, quindi mi sono andato a cercare a spulciare qualche sua skill e qualche suo gol. Sinceramente il ragazzo mi sembra molto promettente, ma c'è da dire che un conto è vederlo giocare in Argentina e un conto è poi vederlo giocare in Italia. Quindi col senno di poi si può dire che 25 milioni potenzialmente siano pochi, ma se poi dovesse arrivare in Italia e fa le corna, dovesse iniziare a giocare male, sarebbe stata una spesa
particolarmente esosa. Fatto sta, ragazzi, che chi non risica non rosica, nel calcio bisogna rischiare, potrebbe essere un importantissimo prospetto per il futuro, soprattutto considerata la veneranda età, la giovane età di 20 anni e le capacità che sinora ha dimostrato in campo. Ma io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questo giocatore, se secondo voi Lautaro Martinez è stato preso per sostituire ipoteticamente una partenza di Icardi a fine stagione, oppure se sia stato preso in ottica di rafforzamento totale per affiancarla a Maurizio Icardi, stravolgere magari quelle che sono le esigenze tattiche della squadra e quindi creare un attacco bello pesante. Ragazzi miei, fatemi sapere il vostro parere nei commenti, il vostro commento è molto importante, vi ricordo che io leggo tutti i commenti che voi inviate sotto i miei video, di conseguenza lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e se volete che la serie del calcio mercato continui, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, vi ricordo di passare tramite il link in descrizione e di scaricare OneFootball, un'applicazione gratuita, tra l'altro la mia preferita, per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. Detto questo, lasciandovi con questo dilemma, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Il Gabbone vi saluta e complimenti all'Inter perché si è assicurato un giocatore che è già stato chiamato in nazionale e tra l'altro forse esordirà proprio contro la nostra Italia in amichevole. Fu così che fece 8 gol, ragazzi miei. Bella a tutti!